Rigoni, appunto, Franz, Cardinho, proprio lui si libera di un uomo sulla sinistra, entra in area, Cardinho, la palla dentro, la parte opposta, e c'è proprio Rigoni sulla palla invitantissima di Cardinho, mette a segno, facile sul secondo palo, grande la palla di Cardinho e ottimo però l'inserimento di Rigoni. Tanto Bugno si divincola bene al centro del campo, un lancio bello su Rigoni che di testa si porta la palla avanti e poi Frattini recupera. Crotti costretto a servire ancora fuori, Cardinho, il cross dentro, la palla che viene sfiorata da Franz e poi da Rigoni e finisce sul fondo. Che poi devi purtroppo oggi giocare sulle fasce perché non hai molta alternativa. Buona la sponda per Rigoni che tenta questo sinistro, Rigoni al volo dal limite dell'area! Una rimessa di Barzagli, la sponda bellissima per Rigoni che col mancino un pallonetto. Vediamo, c'è una barriera, una seconda barriera dell'Inveruno davanti a quella dell'Ecco. Va che essa è uno schema, la palla allargata per Broggini con l'esterno, la prende Lazzarini, incredibile. E Vignali probabilmente è un volto che vedremo. Intanto seguiamo l'ultima azione di questo primo tempo con Rigoni sulla destra che entra in area di rigore. Rigoni, la palla in mezzo, all'indietro per Crotti, la controlla con un sinistro in spaccata. www.lecco.it.